Allora, alla ricerca anche dei vegetali perduti, oggi mi piace far conoscere ai nostri telespettatori le rape, soprattutto la rapa bianca, pianta anche qui conosciuta già dai tempi dei romani, tanto è vero che praticamente Plinio asseriva che era la pianta più coltivata, cioè il vegetale più coltivato dopo il vino e il grano, e per molto tempo è stato il cibo preferito delle classi povere. Nel 400 poi le rape si consumavano bollite ed erano ritenute afrodisiache, ma è adatte solo per gli stomaci forti. Ma anche la scuola medica salernitana ci parla delle rape, vedete qui c'è un capitolo, vedete, nella scuola medica salernitana destinata alle rape, che ce le consigliava per le cure della cistite, della pelle, e mescolata con grappa e miele per l'apparato respiratorio. Ma la rapa che mi piace più, la rapa nella storia americana, soprattutto la rapa di Halloween. Sapete che gli irlandesi usavano praticamente nelle loro festività, usavano le rape, perché erano grandi produttori di rape, erano alla portata anche delle classi povere, quindi svuotavano la rapa, poi ci mettevano un tizzoso acceso. Guardate che bello, se di notte lo mettete, guardate, eccolo qua, questa è la vera, quindi, storia di Halloween. Quando gli irlandesi, durante la grande crisi delle patate, emigrarono negli Stati Uniti non trovarono più le rape, ma trovarono le zucche, perché erano lì grandi produttori di zucche, pensate che anche le popolazioni di indiane allora già ne facevano largo uso, per cui sostituirono le rape con la zucca. Ecco la storia, diciamo la vera storia di Halloween. Andiamo a vedere che cosa, perché sono importanti queste rape. Innanzitutto sono basso contenuto calorico, hanno ricche di folati, ricche di vitamina C, abbiamo circa 27 vitamina E e vitamina, quindi abbiamo vitamine C, vitamine E e abbiamo sali minerali importanti anche qui. Da un punto di vista, diciamo, nutrizionale, da un punto di vista di benefici per la salute, ecco cosa si dice delle rape bianche. Sono buone, diciamo, per il cuore, combattono in qualche modo fenomeni cancerogeni, sono buone per le ossa, sono buone per il sistema immunitario, vanno bene per la salute degli occhi, vanno bene per la digestione, combattono i sistemi infiammatori, in qualche modo aiutano il metabolismo, aiutano anche a perdere il peso e in qualche modo, diciamo, sono buone anche per i polmoni. Ma un'altra cosa, diciamo, se andiamo a vedere proprio le funzioni più importanti delle rape bianche, vedete, il cuore. Sono per le proprietà per le loro proprietà anticancro, sono buone per perdere il peso e sono buone anche, diciamo, per gli sportivi, adatte per i celiaci, ma secondo la scienza medica sono adatte ai giovani, anziani, sedentari e sportivi. Per essere un bravo campione bisogna bere succo di rapa, si dice, secondo la... Anche alcuni modi di impiego delle rape per uso interno, secondo, diciamo, quest'autore, quest'autrice, è una delle più grandi autrici di medicina naturale, secondo le rape servono, se noi andiamo, eccolo qua, vedete qua, svuotiamo una rapa, ci mettiamo dello zucchero dentro di canna, guardate, la riempiamo. Ecco qua, riempiamo lo zucchero di canna, lasciamo macerare, lo mettiamo da parte in un angolo della casa, si forma un liquido. Questo liquido praticamente serve a dare un cucchiaino al giorno, sempre come sciroppo, per mal di gola e raffreddore. Siamo nel periodo delle stagioni in cui mal di gola e raffreddori sono, diciamo, una forma normale di aggressione per il nostro organismo. Ecco, diciamo, questa autrice ci consiglia di usare anche la rapa, di fare questo, diciamo, usarla in questo modo. Anche mangiando
un po' di rapa ogni giorno, mangiando un po' di rapa ogni giorno, noi possiamo avere per l'acne e per l'acne e per gli eczemi va bene, quindi in qualche modo ci limita anche queste altre forme di malattie della pelle. In genere 100 grammi di Kosef metti in un, diciamo, in un litro di acqua e viene un ottimo decotto per tutte le varie patologie respiratorie. Per il fenomeno di angina, l'autrice ci consiglia di bollire una grossa rapa tagliata a pezzetti in mezzo litro di acqua e fare i gargarismi. Vedete, è tutto un sistema naturale. E alla fine, in cucina, molti usi in cucina la rapa. La possiamo mangiare al forno, la possiamo mangiare gratinata, la possiamo mettere, possiamo fare un pesto, la possiamo fare con patate e zucchine. Su internet trovate molte ricette di utilizzo della rapa. Se avete in qualche modo seguito il mio discorso sull'importanza dei minerali e delle vitamine, ma anche l'importanza che nel suo complesso ha la rapa sulla salute umana, ma anche soprattutto in un periodo come questo in cui le malattie respiratorie sono di moda, quindi l'utilizzo naturale secondo questa autrice della rapa non può fare altro che far bene alla nostra salute.